Ciao ragazzi, allora nuovo video. Per questo video ho pensato di parlarvi di tutte le novità in uscita a PH Bio. Ne farò poi un altro che troverete sempre in questi giorni sul canale con tutte le novità riguardanti invece i provenzali bio alla rosa, perché anche lì ci sono veramente tantissimi bei prodotti da vedere e da provare. Sono qui col volantino in mano perché nello stand non ho trovato proprio tutti i prodotti che sono citati sul volantino, ma solamente alcuni. Avete poi visto già nelle Instagram Stories e tantissime ragazze di voi già mi stanno rispondendo che ho trovato gli espositori devastati e che forse sono state inviate vari punti vendita solo alcuni prodotti. E proprio per questo io ho trovato solamente 2-3 fragranze di ogni referenza. Come potete vedere benissimo da voi, della PH Bio sono previsti ben 6 prodotti, di cui 5 sono novità, mentre una è la crema mani, che come sapete già abbiamo trovato negli scorsi mesi da Lidl. Per prima cosa ho visto lo scrub biologico alla nocciola, che ha un prezzo di 3,99 euro. E naturalmente ho deciso di acquistarlo, privo di parabeni, paraffine, oli minerali, cocamidedea, PEG, SLES, SLS, e gli estratti sono 100% bio. Sto leggendo l'inci e devo dirvi che è assolutamente ottimo. La confezione contiene 250 ml di prodotto e ha un PAO di 6 mesi. Questo secondo me è uno scrub corpo molto molto comodo, perché comunque si può benissimo usare in doccia. Io adoro il profumo della nocciola e mamma mia, questo è davvero buonissimo. Come vedete ha una consistenza molto molto cremosa e il colore dello scrub è bianco. Vedo che ha anche delle microparticelle naturalmente, che sono proprio quelle che fanno l'effetto scrubbante, e io non vedo l'ora di provarlo. Maschera capelli: sul volantino erano riportate ben 5 maschere per capelli, argan e macadamia, castagna, mandorle e semi di lino, jojoba e la canapa. Nel mio espositore ne erano presenti 2 su 5, e sono la maschera capelli da ricetta biologica districante alla canapa e la maschera capelli da ricetta biologica alla castagna riparatrice, che poi è quella che ho deciso di acquistare. Per me è una vera e propria novità, è sempre priva di parabeni, paraffine, oli minerali, cocamidedea eccetera, e con estratti 100% vegetali. La confezione contiene 200 ml di prodotto e ha un PAO come per lo scrub di 6 mesi. Adesso l'abbiamo insieme per la prima volta. Il profumo è buonissimo perché sa di castagna, ma ha anche una fragranza, sto sentendo, molto molto fresca. La consistenza come vedete è abbastanza burrosa, ma rispetto allo scrub è meno densa, e io sinceramente non vedo l'ora di provarla. Io queste maschere per capelli, avendoli proprio molto secchi, le utilizzo come balsamo. Sapone liquido biologico, anche questo disponibile in 3 fragranze da volantino, prezzo 2,49 euro, e sono marsiglia, lavanda e limone lime, un prodotto in gel che contiene 250 ml ed è molto comodo perché ha anche il dispenser come un vero e proprio sapone da mettere direttamente in bagno. C'è poi la crema corpo biologica, anche questa da volantino come vedete era disponibile in 4 fragranze, e sono aloe, mandorle, argan e fior di cotone. Nel mio espositore ne ho trovato ben 2 su 4, argan e fiori di cotone, prezzo 3,79 euro. Fra le due ho deciso di provare questa, che è praticamente la crema corpo delicata da ricetta biologica fior di cotone con estratti 100% bio, e la confezione contiene 200 ml di prodotto, PAO 6 mesi. Vi ricordo che tutti questi prodotti della PH Bio hanno, vabbè, un inci ottimo, sono certificati IAB, c'è anche il marchio Vegan OK. Voglio aprire questa con voi anche per capire la consistenza e il profumo. Vi anticipo che non ho preso quella all'argan perché ho già la crema mani all'argan e mi piace tantissimo, la profumazione è fantastica, volevo quindi provare, diciamo, qualcosa di nuovo. Il profumo lo sento molto basico, questa è la consistenza, quindi non troppo liquida, e si assorbe abbastanza facilmente, e come vedete
Non lascia scia bianca. Ecco, adesso si sente il profumo ed è proprio molto delicato e talcato. Posso dirvi che mi piace davvero tantissimo. Abbiamo poi le creme mani. Come per ogni uscita sono tre: mandorle e karité, argan e aloe. Io ho già provato in passato la crema mani, mandorle, karité e argan e oggi ho deciso di riacquistare, perché mi sono piaciute davvero tantissimo, la crema mani, mandorle e karité, anche se quella all'argan ha un profumo buonissimo. Devo dirvi che queste creme mani sono fantastiche perché comunque sono nutrienti. Vi faccio vedere la consistenza. È molto molto simile alla crema corpo, però come vedete naturalmente è un pochettino più densa e secondo me sono prodotti molto molto adatti alla stagione invernale perché davvero sono molto nutrienti. Infine, l'ultimo prodotto di cui mi starete chiedendo in tantissime anche in questo momento su Instagram sono i deodoranti. Di deodoranti ce n'erano pochissimi, praticamente due o tre sull'espositore, e da volantino appunto ne riporto due fragranze e sono fresh e neutro, prezzo 2,99 euro. Ho deciso di acquistare il deodorante fresh. Questo è roll-on a lunga durata, adatto alle pelli sensibili, senza sali di alluminio, 100% bio e privo di paraffine, cocamide, idea, eccetera. Allora, il deodorante è roll-on, come vedete, quindi ha questo pallino qui, si gira e appunto va applicato sulla pelle. Vi faccio vedere. Ecco, adesso già è uscito un pochettino di prodotto, non so se rende, e ha un profumo di menta molto molto pungente e fresco. Naturalmente non posso darvi una recensione su questo come nessuno di questi prodotti, tranne naturalmente per la crema mani, perché comunque li ho appena acquistati, non li ho mai provati. Non era riportato sul volantino, ma oggi, oltre a tutti i nuovi prodotti, ho trovato anche quelli vecchi, tra virgolette, ossia quelli che già sono usciti nei mesi precedenti, i balsami, i bagno doccia, i vari shampoo e naturalmente il sapone intimo. Su tutti questi prodotti io in realtà già vi ho fatto un video review completo che vi lascio naturalmente qui sopra e giù nell'info box, e devo dirvi in linea di massima che mi sono piaciuti quasi tutti, tranne lo shampoo, che so che tantissime ragazze amano, acquistano, fanno scorta, però ragazze non è molto adatto alla mia tipologia di capello, perché comunque avendo appunto dei capelli molto molto secchi, se vado a mettere anche sopra uno shampoo in gel e per nulla nutriente, tenderanno a diventare ancora più sterpaglia. Quindi ve lo consiglio soprattutto se avete i capelli molto grassi. Bene ragazze, con questo è tutto, spero che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando fatemi sapere voi assolutamente cosa avete trovato della linea pH Bio da Lidl, se da voi per caso l'espositore era più fornito, cosa avete acquistato e se già avete provato qualcosa fatemi sapere se vi siete trovate bene o meno. Mi raccomando, ricordatevi sempre di lasciarmi un bel pollice in su al video e di iscrivervi al canale. E noi ci vediamo come sempre nel prossimo video. Un bacione, ciao!